Grazie Avvocato per aver sottolineato alcuni aspetti critici del progetti, diciamo così, di revisione degli orientamenti sull'abuso di posizione dominante, gli abusi escludenti, e quindi casca perfettamente l'intervento qui dell'Avvocato Kadar che ci darà forse qualche elemento in più per quanto riguarda le intenzioni della Commissione europea, che cosa bolle in pentola su questo tema negli uffici della DG Comp. Grazie. Esattamente. Grazie mille professor Manzini, grazie all'Associazione Antitrust Italiana, grazie Alberto per organizzare questo fantastico evento e per l'invito. Sono personalmente molto lieto di essere qui a Firenze con tutti voi. Prima di iniziare mi preme sottolineare che le opinioni che esprimerò sono, come al solito, assolutamente personali e in quanto tale non vincolano e non riflettono necessariamente quelle della Commissione europea. Allora, la mia intenzione è quella di discutere brevemente il nuovo pacchetto sull'applicazione dell'articolo 102 che è stato, come è stato notato in precedenza, è stato adottato il 27 marzo scorso. E voglio anche ringraziare l'avvocato Moglia per aver già iniziato questo dibattito sulle nuove regole e nuovi orientamenti che abbiamo introdotto. Vorrei iniziare con alcune considerazioni di background in relazione al famoso guidance paper del 2008. Come voi tutti sarete a conoscenza, ovviamente nell'area dell'abuso di posizione dominante la Commissione non ha sinora pubblicato linee guida, non ha pubblicato linee guida neanche nell'area degli abusi di esclusione, tuttavia nel 2008 la Commissione ha adottato gli orientamenti, il cosiddetto Guidance on Enforcement Priorities, ovvero Guidance Paper, in merito all'applicazione dell'articolo 102 sugli abusi di esclusione. E l'obiettivo del guidance paper era esattamente quello di stabilire le priorità di enforcement della Commissione sulla base del cosiddetto approccio più economico, quindi fondato sugli effetti anticoncorrenziali, almeno effetti potenziali, e in qualche caso ovviamente questo ha comportato al fatto che gli orientamenti andavano oltre quello che era la soglia di intervento che era stata stabilita, almeno all'epoca, dalla giurisprudenza delle corti di Lussemburgo. Ora, è importante ovviamente sottolineare anche che il guidance paper non è mai stato inteso, non era e non è tutt'oggi una ricognizione, una fonte normativa, quindi non è una fonte di diritto, e ovviamente non pregiudicava e non pregiudica in alcun modo l'interpretazione dell'articolo 102 da parte delle corti di Lussemburgo. Dal 2008, quindi dall'adozione del guidance paper fino ad oggi, la Commissione ha adottato 26 decisioni in materia di abusi escludenti e le corti hanno reso 32 sentenze, anche qui relativi agli abusi di esclusione. Ovviamente sia la Commissione che la Corte hanno esaminato tutta quanta una serie di abusi, ad esempio margin squeeze, che è stato già menzionato, vari tipi di politiche di prezzi e di sconti, il famoso self-preferencing nel caso di Google Shopping, per concludere ovviamente con il tying nel caso di Google Android. E tuttavia ci sono anche stati sviluppi da un punto di vista delle nostre economie, perché negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a un progressivo aumento della concentrazione in svariati settori e mercati. Ci sono analisi da parte del Fondo Monetario Internazionale, ma anche da parte del Chief Economist Team della Direzione Generale Concorrenza, che confermano questo, e ovviamente in situazioni in cui la concentrazione aumenta, anche il potere di mercato va a aumentare. E in parallelo, ovviamente, abbiamo anche assistito a un progressivo aumento dell'importanza dei mercati digitali, che ovviamente oggi hanno assunto un ruolo assolutamente centrale nel mercato unico, sia a livello economico, ma ovviamente anche a livello sociale.
Questo aumento dell'importanza dei mercati digitali ovviamente si è accompagnato a un aumento di barriere all'ingresso in tutto quanto uno spettro di mercati. Perché? Perché i mercati digitali tendono ad essere caratterizzati da determinate dinamiche, ad esempio di tipping, oppure anche altri tipi di dinamiche come economie di scala e di gamma, che chiaramente facilitano la formazione di posizioni dominanti. La formazione è anche l'estensione di tali posizioni dominanti, grazie a condotte ad esempio di tying, nei confronti di altri mercati che sono adiacenti a questi mercati già dominati. Ora, perché queste considerazioni sono importanti? Perché questi sviluppi hanno reso i cosiddetti falsi negativi, da un certo punto di vista più probabili, ma certamente anche più costosi. Per falsi negativi ovviamente intendo una situazione in cui la commissione, ovvero un'altra autorità di concorrenza, non vada ad accertare l'esistenza di un abuso in una posizione in cui effettivamente questo abuso era ravvisabile. E dunque alla luce di queste considerazioni che va letta l'iniziativa, se riusciamo, sì, che va letta l'iniziativa della commissione del 27 marzo, quindi l'adozione di questo pacchetto in materia di abusi escludenti, un pacchetto che è composto da due documenti. Il primo, una comunicazione di modifica del guidance paper, che va a emendare alcune parti del guidance paper, in particolare in 5 aree, che non sono più in linea con la prassi della Commissione, con la prassi di enforcement della Commissione, che si basa ovviamente sui precedenti della Corte di Giustizia. E questa la considererei più l'iniziativa di breve termine. Mentre invece la seconda iniziativa, che è più di lungo termine, è il lancio di una cosiddetta call for evidence, che è volta a iniziare il processo che condurrà la Commissione ad adottare le nuove linee guida sugli abusi di esclusione che sono già stati menzionati in precedente. Quindi questa è più un'iniziativa di lungo periodo. Ora, in parallelo a queste due iniziative, la Direzione Generale di Concorrenza, quindi lo staff della Direzione Generale di Concorrenza, ha anche pubblicato un cosiddetto policy brief, che ha la funzione di andare più nel dettaglio e di spiegare il background di queste due iniziative. Partendo dalla comunicazione di modifica del guidance paper, come ho già detto, l'obiettivo di tale comunicazione è quello di essenzialmente eliminare alcune discrepanze che erano da ravvisare tra la versione precedente del guidance paper da una parte e dall'altra parte l'attività di enforcement della Commissione come si era evoluta sulla base delle sentenze delle corti di Lussemburgo e degli sviluppi di mercato che ho già menzionato in precedenza. Ovviamente tutti quanti siamo ben consapevoli del fatto che le corti a Lussemburgo hanno confermato la correttezza di un enforcement basato su un'analisi degli effetti, quindi un more economic approach, e questo è, ripeto, chiaro a tutti, ma al tempo stesso le corti stesse hanno assunto determinati approcci che in alcune situazioni vanno in una direzione diversa, se non opposta, rispetto a quello che era stato descritto nel guidance paper. E quindi alla luce di questo la comunicazione di modifica va a toccare 5 aree ben precise del testo del guidance paper. Il primo è in relazione allo standard di intervento. Ci sono qui due elementi da ravvisare. Il primo è il fatto che la nozione di preclusione anticoncorrenziale è stata modificata, quindi per rendere chiaro il fatto che questa nozione non si applica soltanto in casi di preclusione totale da parte dell'impresa dominante nei confronti dei concorrenti, ma anche in una situazione in cui la condotta può avere un impatto sfavorevole su una struttura competitiva effettiva. Questo è il linguaggio che viene utilizzato nel caso Unilever. Il che vuol dire che non soltanto l'esclusione totale può essere sanzionata dall'articolo 102, ma anche condotte che va a creare uno svantaggio nei confronti dei concorrenti, qualora questo svantaggio ovviamente risulti in un indebolimento della struttura competitiva del mercato. E il secondo punto è esattamente quello della profittabilità, che è stato l'elemento di profittabilità che era incluso nella nozione di preclusione anticoncorrenziale nella prima versione del guidance paper. Questo elemento è stato rimosso e la
ragione per cui questo elemento è stato rimosso è semplicemente perché la giurisprudenza non ha confermato la sussistenza di questo requisito. Possiamo pensare a casi come France Telecom, in cui era stato chiaramente detto che non era necessario per l'autorità dimostrare il cosiddetto recoupment, e quindi che la condotta fosse profittevole, e di conseguenza penso che questo emendamento sia del tutto in linea con la giurisprudenza. La seconda area che è stata modificata in relazione alla comunicazione di modifica del guidance paper è quella della preclusione di concorrenti, appunto quali concorrenti, quale tipo di preclusione è relativo nell'ambito di applicazione dell'articolo 102, la preclusione di concorrenti altrettanto efficienti. Chiaramente questo è un criterio che è generalmente utilizzabile come un indicatore di effetti anticoncorrenziali e su questo non c'è dubbio. Tuttavia la Commissione voleva assicurarsi che fosse anche chiaro che è possibile per la Commissione di intervenire anche in situazioni in cui una certa condotta va a precludere concorrenti che non sono ancora altrettanto efficienti quanto l'impresa dominante, soprattutto in condizioni in cui non è possibile per determinati concorrenti essere altrettanto efficienti quanto l'impresa dominante. E il riferimento a Post-Denmark 2, in primo luogo ovviamente, se non sbaglio, il linguaggio di Post-Denmark 2 si riferisce a un esempio, nella situazione come quella nel caso di Post-Denmark, dove c'era una situazione di un obbligo regolamentare che rendeva impossibile l'ingresso nel mercato, ma appunto la Corte lì si riferisce a un esempio, quindi il principio dal punto di vista della Commissione è quello che conta e crediamo che il principio giurisprudenziale in questo caso ci dia la possibilità di intervenire anche quando ci sia preclusione di concorrenti che non sono ancora altrettanto efficienti rispetto all'impresa dominante. E il secondo elemento qui è quello di ricordarci che secondo la Corte, in particolare in Intel, la nozione di efficienza non va intesa soltanto da un punto di vista di prezzi e di costi, ma anche da un punto di vista di tutti quanti gli altri parametri concorrenziali, come ad esempio qualità o innovazione, quindi in senso ampio, e la Commissione voleva assicurarsi che questi elementi fossero chiari e di conseguenza ha ritenuto di introdurli nel guidance paper. La terza area in cui la Commissione ha ritenuto opportuno intervenire è quella del cosiddetto test del concorrente altrettanto efficiente, quindi l'efficient competitor test, e qui l'elemento fondamentale è ricordare che la Corte di Lussemburgo ha ritenuto che questo test sia facoltativo in determinate aree come predatory pricing o margin squeeze. Ovviamente sarebbe difficile immaginare di costruire un caso senza fare ricorso a un test di tal genere, e tuttavia relativamente a altri casi, ad esempio sconti e in particolare sconti di esclusiva, la Corte è stata molto precisa e ha detto che questo test non è necessario, e quindi abbiamo ritenuto di modificare il guidance paper per assicurarci che riflettesse questo orientamento giurisprudenziale. E un altro elemento importante che appunto deriva dalla giurisprudenza in Telia Sonera è il fatto che quando questo test viene applicato va valutato non in quanto tale ma piuttosto alla luce di tutti quanti gli altri elementi che sono costitutivi del caso. Sugli ultimi due elementi sarò molto rapido, quindi rifiuto costruttivo di fornitura e margin squeeze. Qui il punto è semplicemente il fatto che le corti di Lussemburgo hanno chiaramente espresso la considerazione che il requisito di indispensabilità della Oscar Bronner non è un requisito che è necessario per dimostrare un caso di abuso nell'area del margin squeeze, secondo Telia Sonera, oppure un caso di rifiuto costruttivo di fornitura, secondo il caso Slovak Telecom. Il guidance paper invece presentava questo come un requisito indispensabile, e di conseguenza abbiamo ben ritenuto di allineare il guidance paper alla giurisprudenza. Concludo con alcune considerazioni brevissime in materia della call for evidence sulle nuove linee guida. L'obiettivo delle nuove linee guida, quindi di questa iniziativa che la Commissione ha lanciato, è un'iniziativa, ripeto, di lungo periodo, è quello di incrementare ovviamente la certezza del diritto in merito all'applicazione dell'articolo 102. Sappiamo bene appunto che ci sono state un gran numero di sentenze, 32 sentenze negli ultimi 15 anni, e quindi riteniamo che sia opportuno lanciare in questo momento questo tipo di iniziativa. Ovviamente il focus è sugli abusi di esclusione, e questo a causa del numero molto significativo dei precedenti giurisprudenziali in quest'area
relativo a quest'area specifica rispetto ad altri abusi, quindi gli abusi di sfruttamento. Abbiamo ricevuto circa 50 contributi in risposta alla Call for Evidence, e devo dire che li stiamo analizzando al momento, però generalmente ci sembra che questa iniziativa sia considerata come appropriata. Ci sembra di capire che gli stakeholder considerino che, che la tempistica sia giusta per lanciare questo tipo di iniziativa, e c'è una certa forma di domanda per dei chiarimenti, una sistematizzazione, per così dire, del diritto sugli abusi di esclusione. E a livello di tempistiche, al momento contiamo di pubblicare delle bozze per commenti nel corso dell'anno prossimo, quindi nel 2024, e l'adozione della versione definitiva delle linee guida dovrebbe avere luogo nel 2025. Ovviamente bisognerà vedere il calendario della Corte dell'Unione Europea, perché qualora ci fossero determinate sentenze particolarmente importanti che siano addirittura d'arrivo, ovviamente potremmo dover adottare la nostra tempistica. E ovviamente con l'adozione delle nuove linee guida la Commissione prevede di ritirare il guidance paper, perché non avrà più alcuna ragione d'essere in un certo senso. Vi ringrazio per la vostra attenzione e spero di avere una discussione in seguito.